Ed eccoci qui in un nuovo video, ragazzi. Nuovo video con i miei consigli al fantacalcio per la giornata numero 27. Prima di cominciare, se anche tu ami come me il fantacalcio, iscriviti a questo canale perché è gratuito. Qui trovi un botto di contenuti tutti i giorni sul fantacalcio. E lascia un like a questo video. Perché devi lasciare like? Perché porta fortuna a te e anche al mio canale. Se ti piace questa felpa e ti piacciono le maglie da calcio a un prezzo molto basso ma di altissima qualità, vai su calciostore24.com ed utilizza il codice sconto GOAL. Ti fa risparmiare il 15% su tutto. Ad esempio, con il mio codice sconto, una felpa così ti costerebbe soltanto 31 euro. Una maglia così, senza personalizzazioni, ti costerebbe 22 euro. Con nome e numero ti costerebbe solo 26 euro. Poi puoi aggiungere le toppe e quant'altro. Fai un salto su calciostore24.com, link qua sotto. E andiamo a vedere chi schierare oggi. Come sempre ti indicherò due selezioni di giocatori. Nella prima avrai 6 giocatori per ogni ruolo e 3 portieri. Nella seconda nomi un po' meno scontati, quindi 5 giocatori per ogni ruolo ed un portiere. E non mancheranno le mie scommesse, una per ogni ruolo. Se vuoi vedere il video con tutta la mia top 11 e la mia top delle scommesse, seguimi anche su Instagram e TikTok, perché questi video escono prima lì. Lì mi chiamo fantagol_fantacalcio. Se vuoi un consiglio sulla tua squadra, lascia un commento qui sotto o vieni in live oggi mercoledì dalle 21. In porta ti dico Maignan contro l'Udinese. Secondo me può fare molto bene il portierino francese contro un attacco che non è fenomenale come quello dell'Udinese. Per me può uscirsene con un clean sheet Maignan. Il portiere più schierabile oggi è Handanovic contro il Genoa. È vero che viene dai 2 gol presi contro il Sassuolo, ma può rifarsi abbondantemente contro il Genoa, che non ha certamente la potenza d'attacco nero-verde. Per cui Handanovic mettiamolo. Musso contro la Sampdoria. Secondo me può fare molto bene. È vero che anche lui, anche l'Atalanta, viene dalla sconfitta su quel di Firenze, però contro la Sampdoria secondo me Musso uscirà al massimo con un gol preso, ma potrebbe anche darci un clean sheet oggi. Quindi schieriamo il portiere dell'Atalanta. In difesa non posso non nominare Theo Hernandez, ragazzi, contro l'Udinese. Vero è che l'Udinese è abbastanza chiusa dietro, però Theo Hernandez potrebbe fare veramente molto bene. Ero indeciso tra lui e Calabria, sinceramente, però ti dico Theo Hernandez, anche se da quel lato ha Molina. Ad ogni modo Theo Hernandez può mettere dei bei palloni in mezzo e secondo me un più uno potrebbe portarcelo a casa. Dumfries contro il Genoa. Oggi sarà titolare, non ci dovrebbe essere il turnover, quindi Dumfries titolare a centrocampo contro il Genoa può fare veramente molto bene, più lui che Theo Hernandez sinceramente. Hickey contro la Salernitana. È da un po' che non porta bonus questo difensore che gioca a centrocampo e che tanto ha fatto bene, tanti di voi, me compreso, l'hanno puntato all'asta di riparazione. Secondo me con la Salernitana potrebbe fare bene. Adesso non dico il più 3, però magari il più 1, un bel assist, un pallone in mezzo ce lo potrebbe dare Ike. Ero molto indeciso tra lui e De Silvestri. Veniamo al difensore più schierabile oggi, che guarda caso è Cuadrado contro l'Empoli. Ragazzi, cioè, probabilmente vi era schierato come esterno in attacco. Esterno in attacco, ragazzi. Quindi Cuadrado, come fai a non metterlo? La difesa dell'Empoli prende un botto di gol, per cui Cuadrado potrebbe darci addirittura il più 3. Ma accontentiamoci di un più 1, forse doppio più 1. Singo contro il Cagliari. Anche lui gioca fuori ruolo, anche lui a centrocampo, in una partita che potrebbe essere sulla carta molto aperta, quindi Singo potrebbe darci anche lui un assist. C'è anche il Gallo Belotti davanti, che si spera che possa andare a segnare più di Sanabria, per cui proviamo a schierarlo oggi. Maitland-Niles contro lo Spezia. Dovrebbe giocare a centrocampo. Secondo me è più offensivo rispetto a Vigna, potrebbe rubargli il posto. Ad ogni modo, oggi io schiererei Maitland-Niles, anche perché di fronte ha una difesa non imperforabile, per cui magari riuscirebbe a portarci a casa un assist per uno degli attaccanti. Veniamo al centrocampo. Qua ti indico Barella contro il Genoa. Secondo me può fare molto bene questo centrocampista.
che funge anche da trequartista all'occorrenza, per cui non ha contro quell'attacco, quel centrocampo esplosivo per cui sia a rischio giallo, quindi Barella secondo me non rischia il giallo, ma non solo, potrebbe darci un qualche bonus, qualche assist magari, per cui schieriamolo oggi. Ma il più schierabile per me oggi è Orsolini contro la Salernitana, potrebbe bollare su punizione o comunque mettere dei palloni dentro o all'occorrenza entrare lui col pallone. È di fatto un attaccante esterno listato centrocampista, secondo me Orsolini può fare veramente molto bene oggi, che ha contro la peggiore difesa del campionato, anche se, come ho detto in diversi video, ragazzi, dovete considerare in modo diverso la Salernitana perché è totalmente cambiata come giocatore e come allenatore, per cui non è più quella squadra, diciamo, un materasso da ultimo posto. Aramu contro il Verona. È un derby, è un po' che non segna. Chissà che non si vada a sbloccare oggi. È comunque il rigorista della squadra del Venezia, per cui magari può fare bene. E ti dico anche che contro di lui schiererei ovviamente Barak, miglior centrocampista dell'anno per il Fantacalcio. Contro Venezia, che anche qui non ha una difesa eccezionale, anche se con il ritorno di Romero secondo me andrà a prendere meno gol questa squadra. Comunque sia Aramu che Barak sono da mettere in campo, sono anche entrambi rigoristi, possono fare veramente molto bene. Oliveira contro lo Spezia, anche lui è un rigorista, sai che ho la passione per i rigoristi. Lo Spezia è una squadra che potrebbe concedere un rigore e chissà che Oliveira non vada a bollare, ma anche qualora non andasse a bollare su rigore potrebbe fare bene anche su azione, magari non un gol ma un assist per Abraham o Zaniolo potrebbe portarcelo a casa, quindi Oliveira da mettere assolutamente. Molti di voi ci hanno investito un occhio della testa nell'asta di riparazione, non fate l'errore a lasciarlo giù oggi seguendo il trend che sta avendo la Roma. Pasalic contro la Samp, c'è l'incognita turnover, io ho l'idea che lui giocherà titolare e proverei a schierarlo, ero molto indeciso tra lui e Malinowski per essere sincero, però ti dico Pasalic perché secondo me ha comunque quell'andazzo più da attaccante, quindi metterei lui. Tra l'altro ho sentito addirittura dire una cosa, ma non credo che accada, ho sentito addirittura dire che Gasperini stesse pensando di mettere Pasalic punta, con dietro Malinowski e Pessina, Malinowski e Koopmeiners, però credo che la punta sarà Boga. In attacco non possono nominare Giroud contro l'Udinese, sta andando molto bene Giroud contro l'Udinese, dovrebbe partire titolare, io proverei a schierarlo, anche perché se non sfruttiamo questo attaccante ora, quando puoi sfruttarlo? Quindi mettiamo Giroud. Però l'attaccante più schierabile per me oggi sarà Dzeko contro il Genoa. Anche Lautaro può far molto bene, però Dzeko è più in forma e dovrebbe proprio partire titolare oggi, vista la staffetta dell'altra volta con Sanchez. Quindi Dzeko secondo me è da schierare assolutamente. Vlahovic contro l'Empoli. Come fai a non schierare Vlahovic se ce l'hai, soprattutto contro l'Empoli? Ero molto indeciso se fosse il più schierabile lui o Dzeko, però ho pensato che, visto l'impegno infrasettimanale della Juventus, Vlahovic magari potrebbe essere un po' più stanco rispetto a Dzeko. Sono comunque due bomber da mettere. Berardi contro la Fiorentina. Se anche nell'ultima partita ci ha portato un bonus, un più uno, stavolta potrebbe tornare a darci il più tre. Quindi io Berardi proverei proprio a schierarlo. È fondamentale per qualsiasi azione nero-verde. Abraham contro lo Spezia. Ovviamente ti ho detto che si può mettere Oliveira, Metal Knights, perché non mettere anche Abraham che è l'attaccante della Roma? Tra l'altro c'è sempre l'incognita a rigore, chi dibatte. Credo che il rigorista sia comunque Oliveira, da quanto ha detto Mourinho, ad ogni modo Abraham è da mettere. Come ultimo attaccante ti nomino Insigne contro la Lazio. So che forse ti saresti aspettato Ciro Immobile, ho preferito Insigne perché la difesa laziale è peggiore rispetto a quella napoletana, quindi io ti dico di schierare Insigne oggi, che potrebbe fare molto molto bene. Prima di passare all'altra top, ti invito ancora una volta a iscriverti al canale se non l'avessi fatto, lasciare un bel like. Se vuoi cercami anche sulla piattaforma Viola Fantagol, lì facciamo esperimenti su alcune slot machine ma giocando pochi centesimi, è proprio per vedere se riusciamo a trovare un metodo per vincere. E andiamo con l'altra top. In porta ti indico subito Milinkovic-Savic contro il Cagliari. È vero che il Cagliari sta segnando molto, però Milinkovic-Savic ha davanti una bellissima difesa e chissà che non possa uscirsene con un clean sheet o con un solo gol preso. Poi ti indico Muldur contro la Fiorentina. Questo terzino è sempre in ballottaggio con Tolian, oggi dovrebbe essere lui il titolare
e secondo me è schierabilissimo, perché comunque è un terzino molto molto offensivo e potrebbe cacciare dei bei palloni in mezzo per gli attaccanti. Bellanova contro il Torino, è al limite tra il consigliato e la scommessa questo giocatore, perché obiettivamente ha contro una bellissima difesa, però lui viene schierato spesso a centrocampo e chi lo sa che magari non possa partecipare all'azione del possibile gol del Cagliari, quindi magari un più uno ce lo potrebbe portare. Faraoni contro il Venezia, da schierare secondo me. È da un po' che non ci assicura una costanza di bonus e secondo me però Faraoni oggi può fare bene, quindi io proverei a metterlo, perché il più uno di Faraoni è nell'area sinceramente. Così come schiererei Ampadu contro il Verona, perché anche lui gioca di fatto fuori ruolo, adesso lui ancora di più, perché se Faraoni ti gioca in fascia a centrocampo, Ampadu ti gioca centrocampista centrale, ma è lì stato difensore. Quindi in un derby come questo io Ampadu proverei a metterlo, perché comunque sia il Verona è vero che fa tanti gol ma ne subisce anche, quindi magari può partecipare all'azione che porti al gol e farci un assist. Zappa Costa contro la Sampdoria, ero molto indeciso tra lui e Atebor, però ho preferito Zappa Costa perché comunque credo che fisicamente sia più in forma e secondo me è proprio da schierare, perché la Sampdoria comunque dietro non è imperforabile e l'Atalanta con Zappa Costa potrebbe portarci a casa un assist. Andiamo al centrocampo, io qui ti indico che sì contro l'Udinese, nell'ultima partita era partito dalla panchina. Questa volta vedrete che sarà titolare, secondo me Pioli non lo lascerà giù un'altra volta, per cui è rigorista contro l'Udinese che si da mettere. Perisic contro il Genoa, secondo me sarà lui titolare, è in ballottaggio, però potrebbe vincere i ballottaggi e secondo me se fosse titolare Perisic potrebbe portarci non solo un più uno, secondo me è a rischio gol. Quindi da mettere il buon Perisic. Verdi contro il Bologna. Se credi alla regola dell'ex, sappi che Verdi a Bologna aveva fatto 10 gol e 10 assist. Andare contro la sua ex squadra, magari da punizione, potrebbe bollare Verdi. Quindi io proverei a schierarlo se ce l'avessi il buon Verdi. Traoré contro la Fiorentina. In molti ancora non si capacitano nel fatto che Traoré comunque abbia preso praticamente il ruolo che aveva Boga. Quindi gioca nei tre attaccanti dietro la punta a sinistra. Per cui Traoré secondo me è schierabilissimo, tra l'altro è di stato centrocampista, ti gioca esterno in attacco e contro la Fiorentina si può mettere, anche se la Fiorentina non prende tanti gol, però magari un assist Traoré ce lo potrebbe fare. Zielinski contro la Lazio, un po' come per Insigne ho preferito lui, sinceramente ero indeciso tra dirti lui, Pobega e Milinkovic-Savic, non te li ho detti gli altri ma te li ho detti. Comunque ad ogni modo Zielinski io lo schiererei perché potrebbe portarci a casa un bel bonus. Chiaro ragazzi che ci sono ancora delle partite di Coppa da giocare, io il video te lo faccio uscire oggi, non lo so se domani Zielinski si va ad infortunare, speriamo di no, perché se si va a infortunare l'ho appena detto mi becco dei bestemmioni da tutti, giustamente tra l'altro. Per l'altro attacco io ti vado ad indicare Arnautovic contro la Salernitana, non credo che i due gol fatti contro lo Spezia siano stati un caso, Arnautovic comunque aveva anche centrato alcune traverse pali nelle partite prima, per cui secondo me è da schierare. C'è sempre l'incognita su chi sia rigorista del Bologna, non si sa se sarà lui o Orsolini, ad ogni modo Arnautovic bolla su azione e apre gli spazi, quindi se non ti facesse un gol, e secondo me potrebbe farlo, potrebbe farti comunque un assist, quindi io lo metterei il buon Arnautovic. Pinamonti contro la Juventus, vero è che la difesa juventina prende meno gol rispetto all'inizio della stagione, però c'è anche da dire che Pinamonti è in forma e qualche gollettino la Juve lo concede sempre, per cui Pinamonti potrebbe andare a bollare, chi lo sa, tra l'altro è anche rigorista dell'Empoli. Piontek contro il Sassuolo, ragazzi il pistolero non è che negli anni passati avesse fatto tutti quei gol in quella stagione tra Genoa e Milan per caso, comunque un buon attaccante, secondo me contro il Sassuolo può fare molto bene. Belotti contro il Cagliari, anche lui non è che ha segnato per caso contro la Juventus, si vede che è di nuovo in forma e ha voglia di bollare, di riprendersi la nazionale, quindi io il Gallo Belotti contro il Cagliari che non ha questa difesa entusiasmante lo metterei. E qui non posso non nominare Ciro Immobile contro il Napoli, ragazzi Immobile un po' come Vlahovic va schierato sempre, secondo me sono più schierabili gli attaccanti che ti ho messo in altre selezioni, ma Immobile cosa fai se ce l'hai, lo devi mettere per forza perché magari il gollettino te lo fa comunque. E ora andiamo a vedere la mia selezione di scommesse, ti ricordo che se vuoi vedere in anteprima il video con le scommesse, il mio top 11 di scommesse al fantacalcio, vai su Instagram, TikTok, fantagol-fantacalcio, in porta.
ti dico Rui Patricio contro lo Spezia. Fa strano nominarlo tra le scommesse, ma visto l'andazzo che sta avendo la difesa romanista, ci sta di metterlo qua. Secondo me uscirà con un clean sheet. Stojanovic contro la Juventus. In ottica del fatto che la Juve potrebbe prendere un gol, Stojanovic potrebbe fare un assist, quindi io proverei a mettere Stojanovic. Pereira contro il Milan. Ragazzi, questo è un centrocampista che chi l'ha comprato quest'estate pensava di essersi fatto il nuovo De Paul. E invece Pereira ha avuto un lungo infortunio. Oggi tornerà ad essere titolare e rigorista. Poi non dico che per forza vada a bollare, è una scommessa, ragazzi. Però come tale, chi lo sa. Se dovessi scegliere tra un centrocampista dal 6 tranquillo e Pereira, proverei a mettere Pereira. Chiaro che se devo scegliere tra lui e un altro che mi porti bonus più con sicurezza, metto l'altro. In attacco ti dico destro contro l'Inter. Chi lo sa che non possa fare un gollettino destro? È molto molto difficile, perché attacco del Genoa non è quello del Sassuolo, però chi lo sa. Proviamo a schierarlo, se proprio dobbiamo scegliere tra lui e un altro che difficilmente vada a bollare. Ora, questi erano i miei consigli per la 27esima giornata al Fantacalcio. Se vuoi un consiglio personalizzato sulla tua squadra, vieni in live mercoledì dalle 21 o lascia un commento qui sotto e cercherò di risponderti appena possibile. Se questo video ti è piaciuto ti chiedo un like e mi raccomando iscriviti al canale, perché a te non costa niente ma mi aiuteresti molto a crescere qua su YouTube. Cercami su Instagram, TikTok, fantagol-fantacalcio. Ciao e buon Fanta a tutti!